23esimo invece c'è il pareggio del Torino. Comi, che è entrato da un minuto e segna 1-1. Di Lorieri, Edu allunga la traiettoria, vedete, poi interviene Ezio Rossi di testa a servire Miller, l'aggancio e il tiro di sinistro, molto bello. Se non sempre con lucidità di esecuzione, attende pazientemente gli sbilanciamenti altrui, pareggiando con Miller. La qualità di stoccatore di un Miller in grado di mettere in crisi Rijkaard. Metterlo KO, ma il brasiliano, alla vigilia dei suoi 22 anni, restituisce il colpo di testa e pareggia il conto. Poi corre da Claudio Sala e ringrazia. Sala allora gioca la carta vincente, sposta Comi libero e inserisce Cravero al centrocampo. Proprio il capitano offre allo scatenato Miller il pallone del 4-3. Dov'è la festa? Oggi è in casa Granata. Si è vendicato non solo di questo gol di Miller, rapinato al portiere Rossi su passaggio all'indietro del suo compagno Limido, ma anche dei due gol subiti all'andata, sempre da Miller e da Bresciani. Policano perde palla, che dallo slavo va a Miller. Di tacco il brasiliano evita Collovati e trafigge Peruzzi con un formidabile destro. 1-0. Lancio di Comi da centrocampo, i giallorossi si fermano a reclamare il fuorigioco. Miller è solo e ancora di destro beffa così Peruzzi. Nel mirino di diversi club blasonati, dopo un tentativo fallito per poco, il brasiliano fa centro al 21esimo approfittando di un'incertezza difensiva e dribblando con classe anche l'estremo difensore avversario. 1-1. La squadra di Vatta gioca con grinta e da questo momento terrà saldamente in... Poggio per Cravero ancora. Cravero controlla bene il pallone per Miller, il diagonale di Miller, il gol, 2-0. 28esimo minuto, 2-0 per il Torino. Direi bravo, bravo Cravero a trovare soprattutto il tempo. All'Ancona, Scoro e Miller subito protagonisti, due gol a testa, uno più bello dell'altro. Palombella bianca del terzo gol in questo campionato. Divisezionate le due segnature dell'incontro, non resta che analizzare. 7-0 abbiamo visto il gol di Pacione all'ottavo minuto e al 23esimo questa azione personale del brasiliano Miller da al Torino, già il 44esimo, discesa ancora di Policano con cross per Miller e arriva il 7-0, quinto gol stagionale del brasiliano capocannoniere. Torino primo in classifica. Ed ecco Miller. Torino dunque primo in classifica. Nella ripresa l'affanno dei barlettani è aumentato sotto l'incalzare dei Granata, al sesto minuto in vantaggio con Miller sbucato in aria su cross di Benedetti. Miller. La ripresa invece si apre nel segno del micidiale, solido contropiede del Torino. Benedetti, Lentini, Miller. È una specie di vendetta del brasiliano che a pochi secondi dal fischio d'inizio ha riconquistato la maglia di titolare. Si oggi più che mai sin dai primissimi minuti. Sia perché un'ingenuità di Drago regala subito il gol a Miller, sia perché un infortunio toglie ad un centrocampo già privo di terracenere Cucchi. 45esimo i Granata raddoppiano, cioè questa gran volata di Roberto Policano, l'impeccabile arresto, il corto passaggio a Miller che mette in rete.